Questi sono degli esempi, come vi dicevo, è anche possibile che ci siano degli impianti, dei circuiti in cui la pompa serva soltanto a spostare l'acqua, soltanto l'acqua, il liquido in generale, parlo sempre di acqua, però insomma, non sempre il liquido è proprio acqua, comunque, diciamo, a spostarla da una parte all'altra. E senza dover necessariamente provocare un incremento di altezza, solite cose, cerchiamo di giocare su due piazze, insomma. Quindi vi dicevo, non sempre ci sono degli impianti in cui è necessario sollevare il liquido da Z1 a Z2, aumentarne la pressione da P1 a P2 o la velocità da C1 a C1. Ci sono anche degli impianti in cui questi termini sono tutti uguali, 1 e 2, fra di loro, e semplicemente la pompa serve per mettere in circolazione, per spostare, o per esempio per spostare l'acqua da un serbatoio ad un altro che si trovi alla stessa altezza, alla stessa pressione, con la stessa velocità. E allora a che serve? Serve perché chiaramente la pompa, l'acqua non cammina gratis, energeticamente parlando, nelle tubazioni. Pensate sempre, a differenza degli schemini che troverete qua, che chiaramente tutte queste tubazioni sembrano avere lunghezza di qualche centimetro, questi come al solito sono degli schemini che necessariamente non potevamo disegnarli diversamente, ma che potrebbero invece rappresentare delle realizzazioni pratiche le cui lunghezze possono essere di svariate decine o centinaia di metri. E quindi, come dicevamo, per far circolare l'acqua in tubazioni lunghe e articolate, con variazioni di direzione, con variazioni di sezione, eccetera, significa superare tutte quelle perdite di carico di cui abbiamo parlato abbondantemente. Perdite di carico evidentemente che significa che l'energia incamerata dal fluido sotto forma di energia di prima specie, quindi prevalenza, che deve avere incamerato nella pompa per poter poi attingere a questo patrimonio di energia di prima specie per superare queste perdite nell'impianto dove dovrà circolare. Chiaro la logica? Molto bene. Allora, un po' quello che vi dicevo prima, se io ho un circuito, per esempio, realizzato in questo modo, dove sì, è vero, devo far salire il liquido ad una certa altezza, quindi ho bisogno di un certo delta Z, però poi torna giù, immaginate appunto un impianto di riscaldamento dove, non so, dove la caldaia serve più piani, no? Esistono anche queste applicazioni. Quindi questa è la pompa che si trova in uscita dalla caldaia dell'impianto di riscaldamento, e l'acqua va a servire il primo piano, il secondo, il terzo, però poi ritorna giù. Quindi complessivamente, diciamo, siccome torna esattamente al punto di partenza, diciamo, il delta Z una volta è a un certo segno, poi ha il segno opposto e quindi non viene preso, non è da prendersi in considerazione. Incrementi di pressione del liquido non ne sono richiesti, altrettanto incrementi di velocità non sono richiesti, e quindi, diciamo, l'unica cosa appunto è avere quell'energia, quella prevalenza necessaria per vincere tutte le perdite nel circuito. E appunto, e questo è il caso di velocità, oppure semplicemente due serbatoi, per esempio, aperti, quindi la pressione qui è uguale alla pressione qui, stanno alla stessa altezza, quindi Z1 è uguale a Z2, si immagina che l'acqua più o meno è inquieta qui e inquieta va anche in quest'altro serbatoio, e via discorrendo. Oppure, anche se sono chiusi, le pressioni sono esattamente le stesse, e quindi in ogni caso H con U è uguale a 0, e
abbiamo soltanto le perdite. Come potete vedere, a seconda di come sono fatti questi circuiti, queste perdite possono essere anche rilevanti, e quindi in pratica la nostra caratteristica esterna che abbiamo disegnato tante volte non parte da una quota H con U, perché in questo caso di utile non abbiamo niente, parte dall'origine degli assi, però ne dobbiamo tenere conto evidentemente, perché se dobbiamo lavorare con questa portata dovremo andare come al solito a individuare una pompa la cui caratteristica interna sia in grado di soddisfare questa esigenza, e quindi appunto fare in modo tale che questa caratteristica interna interseghi questa, la caratteristica esterna del circuito. Qui invece troviamo dei casi più generali, appunto tipicamente due serbatoi a due altezze differenti, chiusi, dove le pressioni sono diverse, P con 2 è maggiore di P con 1, e quindi in questo caso c'è un termine utile che è rappresentato, facciamo l'ipotesi che le velocità siano le stesse nei due serbatoi, e quindi in quella somma di quei tre termini che abbiamo scritto tante volte, che sta qui dietro sulla lavagna, mi ho detto in quel caso compariranno il termine posizione, il termine energia di pressione e non il termine, cinetico. Viceversa, questi due a pressioni diverse si possono trovare alla stessa altezza e quindi comparirà solo il termine pressione e non il termine delta z. O ancora, altro esempio molto frequente, molto probabile, i due serbatoi sono aperti, quindi la pressione qui e la pressione qui è in entrambi i casi la pressione atmosferica, quindi il termine delta P non viene a pesare, le velocità le assumiamo uguali, l'utile è rappresentato semplicemente dall'incremento di altezza. Non ci dobbiamo dimenticare delle perdite nel circuito, appunto immaginiamo, ripeto, questo è uno schema, possiamo immaginare che da qui a qui ci possono stare anche 200 metri di distanza con un percorso tortuoso quanto mai, e quindi le perdite nel circuito non ce le dobbiamo dimenticare, le sommiamo all'utile che è rappresentato da questo delta z, e abbiamo appunto un diagramma di questo genere. E così via, vabbè, insomma ci sono tanti altri esempi, insomma, però ormai a seconda di come li disegniamo, vabbè, insomma, per far vedere che l'importante è per quanto riguarda il delta z dovete prendere sempre la distanza fra i due diciamo fra il pelo libero in entrambi i casi, e quindi vabbè, banale questa cosa, insomma è inutile insistere, ci siamo capiti, insomma di volta in volta va valutato bene quello che deve essere il nostro utile, che come dicevamo, insomma in generale, vabbè, questi sono accoppiati in serie di parallelo, li vedremo la prossima volta, e tra un attimo invece ci mettiamo a parlare di questa cosa. Quindi dicevamo, quello che insomma questi disegnini troviamo ribadito quello che vi dicevo prima, questa è l'espressione più generale possibile, ok? Forse una figura ancora ci sarebbe servita, non l'ho trovata. Diciamo, questa è l'espressione più generale possibile dove compaiono tutti e quattro questi termini. Abbiamo visto, ad esempio, ci sono dei casi in cui questi tre sono tutti e tre nulli, e quindi è nullo l'utile, ma naturalmente non è quello delle perdite, e quindi la prevalenza che la pompa è riuscita a dare al nostro liquido, il liquido lo spende soltanto per vincere le perdite. Poi abbiamo visto degli esempi in cui questo termine manca, quest'altro manca, ma è presente soltanto questo, oppure è presente soltanto questo, o due su tre, insomma un po' tutte le combinazioni sono possibili. Questa è l'espressione più generale, poi sarà compito vostro
compito vostro, cioè compito dell'ingegnere che fa questo mestiere di andare a individuare la pompa giusta per quell'impianto, andare a calcolare correttamente H1 e le perdite. Dicevo, per precisione, mi mancava una figurina, in qualche caso molto raro, potreste anche trascurare questo termine, quale caso? Quello di due serbatoi effettivamente, non solo per, nella figura, lì nello schema, ma due serbatoi anche per esempio ad altezze leggermente diverse, ma altezze diverse sarebbe già più complicato, ma due serbatoi estremamente vicini, a distanza di mezzo metro, un serbatoio qua, un serbatoio è un serbatoio da quest'altra parte, dove appunto qui per esempio voglio ottenere una pressione più alta, quindi dovrei farlo chiuso per esempio questo, oppure voglio che il fluido abbia una velocità maggiore, quindi qualcosa di utile sicuramente però, e teoricamente posso trascurare, se questo è un tratto di 0,5 metri rettilineo senza variazioni di direzione significa perdite di carico concentrate, quindi se il rettilineo non ci sono perdite concentrate, se non ci sono variazioni in sezione, è un tubo, un pezzo di tubo di mezzo metro, se che non cambia sezione, ancora non ci sono ulteriori perdite concentrate. Le perdite distribuite, quelle sì, ci saranno, però se il tubo è lungo solo mezzo metro saranno poca cosa. E quindi diciamo potrebbe essere questo uno dei pochi casi in cui possiamo trascurare, però appunto dobbiamo accertarci che il percorso compiuto dall'impianto, diciamo qui ci mettiamo la pompa, sia estremamente breve, insomma al di sotto del metro, senza variazioni di direzione e complicazioni, senza organi di intercettazione, se ci mettiamo delle valvole o quant'altro, è chiaro che il discorso non si può più fare. Ok, detto questo, quindi non insisterei su questa cosa, il tempo sta passando, vorrei invece arrivare a parlare appunto della stabilità di funzionamento guardiamo prima questo, anziché disegnarlo io ne approfitto per diciamo, delle figure più pulite, diciamo se l'intersezione fra la caratteristica esterna e la caratteristica interna della macchina viene appunto sul ramo decrescente della caratteristica interna della pompa, per esempio in questo punto C, questo che si determina, ne avevamo parlato già a proposito dei compressori, per le pompe è bene specificare meglio questo concetto, ne approfittiamo per una ripetizione ma anche per segnalare qualche piccola differenza con il caso del compressore. Diciamo questo punto lo definiamo che stabile, punto di funzionamento stabile, perché che intendiamo dire stabile? Intendiamo dire che se ci sono delle oscillazioni che sono possibili negli impianti reali, oscillazioni sul valore della portata, nel senso di transitorie queste oscillazioni, non cose provocate da noi con dei sistemi di regolazione, ma semplicemente nel modo di funzionare, immaginate sempre i due serbatoi, è chiaro che noi ragioniamo sempre, ce li immaginiamo sempre, questi due serbatoi che stanno sempre, che il pelo libero sta sempre allo stesso livello, però può capitare che in uno per esempio questa quantità diminuisca e quindi il pelo libero si abbassa, per cui diciamo, il percorso che deve compiere il fluido è più lungo e le perdite aumentano e la prevalenza utile pure dovrebbe aumentare, quindi possono portare per esempio a una diminuzione di portata, oppure per un breve istante, se al contrario sale questa l'altezza del pelo libero, potrebbe aumentare la portata. E allora per esempio se la portata rispetto a quella Q segnato, che è la portata nominale, la portata di progetto, e quindi l'intersezione tra la caratteristica interna e la caratteristica esterna, come tante volte abbiamo detto, rappresenta il punto di funzionamento
di quella pompa inserita in quell'impianto. Se abbiamo appunto questa breve situazione transitoria, dove per esempio la portata tende ad aumentare un po', se la portata aumenta, diciamo, la pompa è in grado, entro certi limiti, per esempio come riportato nell'esempio in figura, è in grado di elaborare questa portata Q1, però che cosa succede? Sì, la pompa è in grado di elaborarla quella portata, però la caratteristica interna è questa, quindi la elabora ma conferendo una pressione, un'energia di pressione, una prevalenza più bassa, perché la caratteristica interna della pompa è fatta in questo modo qua, è decrescente, quindi ok, aumenta la portata, la pompa sì, è in grado di smaltire più portata, però a ogni grammo di acqua, facciamo finta che sia l'acqua, il liquido, ogni grammo di liquido che elabora conferisce un incremento di energia più piccola. In compenso, andiamo a vedere che succede nell'impianto. Nell'impianto ha un aumento di portata, automaticamente e sempre comunque corrisponde un aumento delle perdite. Ok? E non a caso la caratteristica esterna ha questo andamento parabolico, perché appunto aumenta un po' la portata le perdite aumentano con il quadrato di questo aumento. Ok? Quindi se la portata raddoppia, le perdite diventano 4 volte tanto per dire una cosa. Quindi, diciamo, che cosa succede? Che il circuito richiede questa pressione, la pompa non gliela può dare questa pressione, può dare questa H, può dare questa, ok? E quindi materialmente che cosa succede? Che fornendo questo valore di H a questa portata non riesce a soddisfare le esigenze dell'impianto, la portata quindi che arriva all'utilizzatore diminuisce e il punto si sposta gradualmente, praticamente la pompa elabora una portata sempre più piccola a cui riesce a dare una prevalenza sempre più alta fino a che ritrova esattamente l'equilibrio con quello che il circuito esterno sta chiedendo, insomma tornano ad incontrarsi, okay? E quindi si riporta su questo punto in maniera analoga anche in caso contrario, cioè se, come dicevamo prima, per un motivo transitorio contingente la portata si riduce, si vede che la pompa va a fornire una prevalenza, un'energia di pressione al liquido superiore rispetto a quella che il circuito sta chiedendo, e quindi gli fornisce questa energia in più, che significa che fa passare poi alla fine ci sarà un eccesso di prevalenza rispetto a quella richiesta dal circuito, e quindi la pompa può sfruttare questa situazione per elaborare, insomma, questa energia che gli rimane in eccesso la può sfruttare per far crescere un po' la portata cresce fino a che di nuovo ci sarà esattamente un bilancio, un equilibrio fra quello che abbiamo detto all'inizio, quello che la pompa può dare e che è rappresentato dalla caratteristica interna, e quello che il circuito richiede, che è rappresentato dalla caratteristica esterna. Quindi in entrambi i casi, diciamo, ripeto, casi contingenti di cui non è che noi stiamo intervenendo con una valvola, sottolineo questa cosa, è stato un attimo di cambiamento dello scenario, delle condizioni di funzionamento di quell'impianto, che hanno portato transitoriamente o a un incremento o a una riduzione della portata. Se non ci sono guai, insomma, che rompono qualcosa per cui si deve intervenire sull'impianto, un punto di questo tipo sì, appunto, è stabile, perché un po' alla volta la pompa appunto recupera ritorna nel punto di funzionamento che era quello relativo alla portata nominale. Viceversa, se avessimo un caso
rappresentato in quest'altro diagramma qui sulla destra, dove l'intersezione fra la caratteristica interna della pompa e la caratteristica esterna del circuito avviene in questo punto C, quindi sul ramo crescente della caratteristica interna, vediamo che nel caso in cui, facciamo prima il caso in cui, come prima, diciamo, abbiamo questo temporaneo incremento della portata, in questo caso, vedete, la pompa con l'incremento della portata si trova stranamente a fornire, è aumentata la portata, ma passando da questo punto a quest'altro, la pompa si trova a fornire un surplus di prevalenza rispetto a quello che il circuito richiedeva, mentre nel caso precedente, vedete, la richiesta del circuito superava quello che la pompa era in grado di fare, qui le cose si invertono, nel senso che il circuito chiede meno di quello che la pompa può dare, quindi la pompa sfrutta questa eccesso di prevalenza per mettersi a elaborare una portata ancora più grande. Quella era cresciuta in maniera anomala da Q segnato a Q con 1, ma la pompa, poiché non trova resistenza nel circuito, trova anzi un delta H1 spendibile, che fa? Prende e va a spostarsi verso punti a portate crescenti, fino a che appunto si intersecano un'altra volta le due curve. Qui effettivamente c'è un bilancio fra richiesta da parte del circuito e offerta da parte della pompa, e il punto di funzionamento si ferma qui. Però C, questo punto di partenza, non lo possiamo definire stabile, perché se basta che poco poco io perturbo il sistema e il nuovo punto di funzionamento si è allontanato notevolmente da quello di partenza, non lo recupera più da solo, devo intervenire io in qualche modo, si mette a lavorare su un altro punto e dice vabbè, che succede? E non lo so che succede, non lo so se il circuito è in grado di cedere, di smaltire questa nuova portata, e quindi non va bene questo modo di funzionare. Fastidio. E questo nel caso migliore, cioè nel caso di un transitorio, una variazione transitoria delle portate, però nel senso di un aumento. Le cose sono ancora peggiori se viceversa questo spostamento rispetto alla portata nominale avvenisse nel segno di una riduzione della portata, perché come potete vedere in questo caso, a differenza di quanto accadeva prima, vediamo che la richiesta di pressione da parte del circuito supera quello che la pompa può dare in quel momento. Quindi la pompa come fa ad adeguarsi? Prima che cosa faceva? Riduceva la portata e ne faceva aumentare la pressione, in modo tale da oppure aumentava, scusatemi, la portata riducendone la pressione, quindi in modo tale da andare incontro alla esigenza mutata del nostro circuito. Qui in pratica non riesce a fare una cosa del genere, perché se appunto riduce la portata comunque non riesce a compensare quello, vedete, comunque si sposti rispetto a questo punto, non riesce a compensare la nuova richiesta da parte del circuito. In particolare, se il circuito richiede questa pressione e la pompa ne dà quest'altra, praticamente quello che succede è che nelle tubazioni a un certo punto si ha un'inversione del senso di moto, nel senso che se nella tubazione c'è questa pressione e alla bocca di mandata della pompa c'è quest'altra, finita l'inerzia, in pratica il fluido chiaramente si sposta dalla sezione a pressione più alta verso quelle a sezione a pressione più basse,
e quindi praticamente il punto di funzionamento si sposta sempre di più lungo la caratteristica interna, la portata diminuisce sempre di più fino ad annullarsi, si annulla e appunto a quel punto che cosa succede? Dalla pompa non esce più nulla, il liquido che era nel circuito, a meno che non ci sia, di solito chiaramente questi impianti hanno delle valvole di sicurezza che intercettano il flusso, però diciamo in pratica questo significa che dalla pompa non riesce più ad avere mandata nulla praticamente, e nel circuito c'è del liquido a questa pressione, il quale risale nei condotti fino a rientrare dalla mandata verso la pompa, verso la girante, senza più ostacoli praticamente, quindi va a impattare magari anche con violenza contro le pale della girante, provocando dei danni che potrebbero essere, che insomma, che se non si interviene appunto possono portare alla rottura dell'impianto stesso. E quindi questo è il fenomeno che si chiama del pompaggio. Per questo motivo, diciamo, come per il compressore l'avevamo già visto, però a più forte ragione possiamo ribadire, trattandosi di un liquido la cui densità è di qualche ordine di grandezza maggiore rispetto a quella di un gas, questo inconveniente assolutamente va evitato. E quindi, come dicevamo, il ramo crescente di questa curva andrebbe evitato come ramo di possibile intersezione con la caratteristica esterna del circuito, e quindi per questo motivo, proprio per non indurre in errori, potrebbe essere di solito il costruttore, quando mi presenta le curve caratteristiche di una pompa, me le presenta direttamente con questa forma qui, come se qui ci mancasse un pezzo. Non è che ci mancia, ma che succede quando la portata scende al di sotto di questo valore? La pompa non funziona? No, la pompa funziona, ha la sua caratteristica, semplicemente è stata troncata nella rappresentazione grafica, proprio per non indurre in errore chi la deve andare a montare quella pompa in un certo impianto, insomma, fargli capire che se l'intersezione capitasse, qui ci sarebbe stato un ramo crescente, ok? Se l'intersezione con la caratteristica esterna fosse capitata in quel ramo, sarebbe stato meglio. A essere precisi, vorrei anche sottolineare che in realtà le cose non stanno proprio rigorosamente in questi termini, nel senso che, non so se guardate un attimo questi due diagrammi, questo a sinistra e questo a destra, lasciate perdere queste due curve che sono casi di funzionamento stabili su cui abbiamo già parlato, cioè, e guardiamo la differenza tra questo punto C3 e questo punto C. Questo punto C3 fatto in questo modo, pure sul ramo crescente, però sarebbe stabile come punto di funzionamento, perché la cosa importante è che vedete che l'importante è che la pendenza della caratteristica esterna superi la pendenza della caratteristica interna. Non so se perché in questo caso appunto un difetto o un eccesso di portata porterebbero a quel discorso di compensazione che abbiamo fatto prima parlando del funzionamento stabile. Il problema insorge quando la pendenza della caratteristica esterna è minore rispetto alla pendenza della caratteristica interna della macchina, e allora appunto insorgono queste situazioni in cui il carico richiesto dal circuito supera quello che la macchina è in grado di offrire, ed ecco che ci sono questi problemi di instabilità. Quindi quello che bisognerebbe guardare è la pendenza, oppure uno se ne accorge facilmente dal fatto che quello che bisogna evitare è l'accoppiamento fra caratteristica interna e esterna, quando c'è la possibilità che
i punti di intersezione siano due, per esempio, perché se il punto è uno solo non ci sono problemi. Il discorso che facevo sulla pendenza cioè sulla pendenza, ok, ci siamo capiti, però per essere sicuri, insomma, basta verificare che significa che la pendenza è minore. Se la pendenza è minore, appunto, si può verificare una situazione di questo genere, cioè che la caratteristica esterna interseca due volte la caratteristica interna. Se la pendenza è maggiore, non può succedere che la interseca due volte. Vi trovate? Ok. O infine, l'altra cosa che si può controllare, che a volte il costruttore una volta raccomandava quando forniva, appunto, non la tagliava questa curva, ma la forniva per intero, era andare a verificare, perché i costruttori sperimentalmente lo fanno, se io metto un rubinetto che chiude completamente la mandata, vado a vedere il cosiddetto funzionamento a vuoto, a mandata nulla. Se la prevalenza fornita dalla pompa a vuoto, a mandata nulla, supera la richiesta del circuito, io posso stare tranquillo, la posso montare quella pompa in quel circuito, non avrò punti di funzionamento instabili. Se a vuoto, a portata nulla, la prevalenza fornita dalla pompa è inferiore a quella richiesta da quel circuito, e allora no, è meglio evitare, perché potrei avere punti di funzionamento instabili. Ok, fermo qui, approfitto che oggi...